Quanto all'informazione pubblica, voi avete visto in che condizione si trova. Oggi l'informazione pubblica è in mano ai vari Minzolini che, come dimostra il recente caso, sono a disposizione del regime di turno. Oggi l'informazione privata è quasi completamente nelle mani del Presidente del Consiglio, sia quelle televisive che quella della stampa, alla faccia del conflitto di interessi. Il tutto, dobbiamo dirlo anche in questa piazza, perché è troppo facile prendercela soltanto con Berlusconi quando queste informazioni si trovano in queste condizioni. Il tutto con il concorso di colpa grave di un centrosinistra che in passato ha pensato di scherzare col fuoco e si è bruciato le mani. Al riguardo sarebbe bene che i responsabili di quell'omissione almeno oggi venissero qui a chiedere scusa agli italiani. La magistratura è stata ridotta all'impotenza, senza mezzi, senza strumenti, senza personale, senza risorse. Ogni giorno viene criminalizzata e denigrata, senza contare la continua serie di leggi ad personam che tutte le volte si fanno. Certo, da ultimo c'è quello sulle intercettazioni che, come avete visto, adesso vogliono fare con decreto legge. Ma io ritengo più grave quel che è avvenuto ancora nei giorni scorsi in Parlamento, quando, colpito con le carte alla mano, non hanno potuto fare a meno di dire sì all'autorizzazione all'arresto di Di Girolamo. E perché Cosentino no? Perché Cosentino sta al governo? Perché si occupa ancora di fare le liste per governare anche le regioni? Questa è ipocrisia, questa è presa in giro. Ecco perché noi diciamo che questo governo deve andare a casa. Deve andare a casa perché non si occupa di ciò che si deve occupare, non si occupa di quel che il paese reale ha bisogno, di quel che hanno bisogno la moltitudine di giovani senza lavoro, le masse di lavoratori precari, i licenziati a iosa, le famiglie che non arrivano a fine mese, la sanità e la scuola pubblica che sono abbandonate a se stesse. Ma non solo, non si occupa questo governo neanche delle aziende che chiudono ogni giorno, del debito pubblico che sale vertiginosamente, della crisi che galoppa, a tal punto galoppa la crisi che si ammazzano le persone, lavoratori, imprenditori, si ammazzano tutti i giorni, e questo governo continua a occupare il Parlamento e la sua attività soltanto per fare leggi che usa e serva a se stesso. Noi, rispetto a tutto questo, denunciamo tutto ciò che sta accadendo. Ci troviamo di fronte a un novello Nerone che ride mentre la crisi sta uccidendo le famiglie, che ride dicendo che va tutto bene, se la canta e se la suona da solo con le sue barzellette mentre il paese va allo sfascio. L'Italia brucia, e allora il nostro compito non è solo quello di spegnere il fuoco oggi, ma di ricostruire il paese dalle fondamenta, partendo dalle macerie che questo governo ormai al crepuscolo sta lasciando. Voi mi dite: dove vuoi arrivare? Voglio arrivare a un atto di responsabilità che prendo qui, che noi dell'Italia Valori, che noi dei partiti dell'opposizione dobbiamo prendere insieme, se vogliamo dare una risposta a questa piazza, perché questa piazza non è qui solo per manifestare, è qui per chiedere un'alternativa, per sapere cosa vogliamo fare noi. Ebbene, io qui prendo a nome dell'Italia dei Valori un impegno prioritario, che sono certo anche gli altri partiti dell'opposizione avranno il coraggio e l'umiltà di prendere, anche nei confronti dell'Italia dei Valori, che molto spesso è stata denigrata dagli altri partiti dell'opposizione. Come al solito se la prendono con chi grida al male piuttosto che col male. Dobbiamo tutti insieme, davanti a voi, assumere l'impegno di uno sforzo comune per abbattere democraticamente alle urne il governo Berlusconi. E per farlo dobbiamo stare uniti, perché la matematica non è un'opinione, bisogna vincere l'elezione. Vincere queste elezioni regionali e vincere le prossime elezioni politiche. Vincere, ma anche convincere, perché se vinci e da Berlusconi ci manda un Berluschini, non cambia niente.
Per questo dobbiamo fare ora come hanno fatto i nostri padri quando, per liberarci dal fascismo, si sono messi insieme laici e cattolici, democristiani e comunisti, liberali e socialisti. Oggi bisogna trovare la forza e l'umiltà, e noi vogliamo averlo, noi dell'Italia dei Valori. Scusateci, voi intransigenti, che vorreste che noi dell'Italia dei Valori questo non lo facciamo, ma noi dobbiamo avere la forza e l'umiltà di pensare al Paese e non soltanto agli interessi di partito. Dobbiamo cercare la forza, e con forza e con umiltà, di convincere gli altri partiti a fare squadra insieme. Questo deve essere il nostro prioritario impegno. Se vogliamo contrastare Berlusconi, se vogliamo vincere le elezioni, se vogliamo offrire al Paese un'alternativa, dobbiamo cioè alzare di più la voce per far sapere al Paese che alla prossima volta, alle elezioni, stiano attenti, perché con Berlusconi non si scherza. Quello gli dai un dito e si frega il braccio, quello utilizza le istituzioni solo per se stesso, quello è un piduista, e come tutti i modelli piduisti fanno tutto ciò che fanno per interesse proprio della propria casta. E allora noi dell'Italia dei Valori, concludo, siamo pronti a assumerci le nostre responsabilità, a fare squadra comune con gli altri partiti della coalizione e soprattutto con quella parte della società civile che non vuole arrendersi né subire in silenzio. Però per favore anche voi, dite anche agli altri partiti della coalizione che, se anche non è legge, alcune regole fondamentali sul piano etico dobbiamo rispettarle tutti. Se ci abbiamo delle mele marce, a partire da noi, dell'Italia dei Valori e degli altri partiti, mettiamoli fuori noi, perché altrimenti non riusciamo a distinguerci dagli altri. Così dobbiamo fare per queste elezioni regionali e così dobbiamo fare per le prossime elezioni politiche. Invito perciò tutti i cittadini ancora ad un gesto di fiducia verso di noi e noi ad un gesto di umiltà per rispetto vostro. Uniti è l'unico modo per liberare questo Paese dal fascismo di ritorno. Grazie.